Allora, in protas, cosa ci cucinate? Buongiorno. Torno, melanzane a scarpone, ripiene con mozzarella e un po' di verdure. Melanzane e scarpone? Sì, melanzane ripiene. Ah, scarpone. Noi diciamo melanzane a scarpone perché diventa una scarpa, un involucro che va a contenere praticamente le verdure. Andiamo. In questo caso ti abbiamo portato le melanzane, peperoni, pomodoro ramato, fagiolini, mozzarella, olive nere, capperi, erbe fini, in questo caso abbiamo maggiorana e timo. Okay. Mentre una bella crema di patate, tanto patate già lessate, scalogno, zafferano e un pizzico d'acqua, se no abbiamo del brodo vegetale. E tu fai la crema di patate. La crema di patate e non solo. Vai, inizia a preparare la crema. Quindi un piatto, questo piacerà molto ad Evelina perché è ricco di verdura, no? Ricco di verdure e un piatto che noi facciamo anche Antonella di pieno con la pasta, quindi diventa un piatto unico a questo punto, un piatto bello sostanzioso. Senza pasta, giusto? Senza pasta, però c'è, ci sono i latticini, c'è il formaggio, quindi comunque la componente proteica c'è. Ed è perfetto. Quindi allora, vedete, iniziamo lui svuota, tu stai svuotando. Svuoto le melanzane, vado a ricavare praticamente la mollica interna, perché non va assolutamente buttata, sarà, diciamo, un'altra componente per andare a farcire insieme alle verdure che ti abbiamo proposto stamattina e ti abbiamo portato. Mattia, invece te? Io, Anto, faccio una base di olio e scalogno, lo vado a imbiondire un po' come i capelli di Federico. Esatto. E vado ad aggiungere le patate tagliate a cubetti. Patate già lessate. Patate già lessate, sì. Anche se vi avanzano le patate, ad esempio, questo. La grandezza non è importante, però è sempre consigliabile tagliarle in modo abbastanza piccolino, in modo così dopo la cottura avviene più velocemente. Perché poi le devi frullare se devi dopo fare andiamo una a frullare crema. Tutto, sì. Certo. Come vanno le fidanzate? Domanda di pratica, una volta alla settimana. Perché tossisci? No, tu le friggi intanto le melanzane? Vanno fritte, possono anche essere cucinate al forno, però guarda come cambia. Vabbè, a Napoli si frigge tutto. Guarda come cambia il discorso. Le fritte buono, anche una ciabatta, come si dice a Firenze. Per mangiarle una volta in più si fanno al forno. Esatto, oppure al forno chi non può friggere, va bene. Allora, ti voglio soltanto dire che stamattina, dopo che mi hanno truccato, mi hanno buttato fuori dal trucco, perché poi c'era una riunione con le collaboratrici, le ragazze del trucco, perché lui si confida solo con le ragazze, anche con Gioia. Gioia ti potrebbe dire qualcosa, perché dopo... Ma Gioia non dice niente. Ma Gioia è omertosa. Figurati se ne dice qualcosa. Ci stanno le fidanzate, non ti preoccupare. Diciamo che sono sempre tante. Io voglio solo sapere, Mattia, quando tante. Quando è una voglio sapere. Esatto, bravo. Mo stiamo avvicinandosi. Ci stiamo avvicinando. Si avvicina pure Capodanno. Io quest'anno a Capodanno non voglio lavorare, poi ne vado alle Maldive con tua mamma. Mi concedo un secondo viaggio di nozze. Capito? Okay. E ha ragione, quindi, povero Mauro. Dopo 22 anni di matrimonio, quindi tu rimani a casa. Già mi sono organizzato, non prendere impegni. Ma scusa, che fratellini? C'è solo la sorella che è un pochino più piccola. No, e gli altri, Claudio e Angelo di 15 e 14. Andone, se ne deve occupare lui, non prendere le parti. No, va bene, se ne deve occupare lui. Quindi, su tutto, hai capito? Conservati pure qualcosa di soldi perché te ne devi occupare tu, non spendere tutto in vestiti e scarpe come solitamente fai, hai capito? Te la vuoi fare una risata? La settimana scorsa è tornata a casa, era tutto bagnato, perché ha fatto la giornata. Ok, ma ce l'avevi l'ombrello? Certo che ce l'avevi. Ma lo tenevo sulle scarpe. Cioè, lui prende l'ombrello per metterselo sulle scarpe. Perché sennò ha delle belle scarpe. No, ma qui... lui è patuto per le scarpe. C'ha sta mania per le scarpe. Però, è una passione molto femminile quella delle scarpe. E io invece ho quella più delle scarpe come tutte le donne. Ma la mia passione vera sono le borse. Le borse. Sì. Ognuno c'ha una passione. Ognuno ha le sue passioni. Io potrei mettermi assolutamente sempre jeans e maglione, ma le borse belle, mi piacciono. Allora, Matti, inizi a tagliare i pomodori. Allora, cosa hai fatto? Intanto che friggono le bucce di melanzane, dentro delle melanzane l'hai messo su quella placca con... Ho messo un po' di sale, un po' di olio, un mezzo spicchio d'aglio, timo e maggiorana e le faccio cucinare al forno, ok? Quanto tempo devono star dentro? 20 minuti, in 160-170 gradi e andiamo a ricavare la polpa, questa qua. Esatto, vedi, facciamo bella vedere cotta. Che dopo 20 minuti esce quella, okay. Che è ripieno. Intanto è ripieno, assolutamente. Intanto andiamo a mondare i peperoni, sia
il giallo che il rosso. Lo facciamo a tocchettine e lo facciamo andare in padella. Intanto, se vuoi iniziare, Mattia, a mettere anche capperi e olivi nell'altra padella con lo spicchio d'aglio. Grazie. E lo fai andare. Non ce la fai più, basta. Ti tocco, Mattia, ti tocco. Ma stavo pensando. Poi voi lavorate anche insieme. No, è preoccupato per il Capodanno, vero? Cioè, oltre alle torte di sal e riso che fanno direttamente a destinazione, ci stanno pure i cuochi che possono venire direttamente a destinazione a casa vostra. Ah, ecco, ci capito. Vuoi disfarti di tuo papà? Quindi mi stai cacciando praticamente. Oppure potresti andare tu a casa. Oppure potrei andare io alle Maldive. No, facciamo alle Maldive adesso, lui deve vedere. Però potresti andare tu a casa, no? Questo pure è una bella idea. Il Venezia, problema è che se va lui a casa... non torna più, eh? Non va bene. Quello che se me ne vado io, non lo so se torno. No, torno, sta casa aspetta a te, non ti preoccupa. Che forte. Ti aspettiamo. Comunque tutti dai, quanti. Mauro, qualcosa l'abbiamo saputo. Intanto ha diciamo si sta avvicinando alla fidanzata unica, quindi non è male. No, diciamo che il passo buono l'hai fatto fino adesso. No? Siamo quasi al traguardo. Siamo quasi al traguardo. Velocizzati però. Hai sospetti di chi è? Chi potrebbe essere, no, Mauro? No, assolutamente no, Antonio. Lui non assolutamente sa niente. No, perché io. Figurati. Chi sa della famiglia, Mattia? Ma secondo me Maria, no, Maria secondo me, stai attento perché Maria è furba, Quella perché ti controlla il telefonino. Beh, Maria controlla il telefonino. Mi fa pure le domande a trabocchetta, Antonè. Guarda che i bambini, quelli di 12 anni, te lo dico perché mia figlia è così, hanno una tale dimestichezza con la tecnologia che te brava, non ti accorgi Antonella. Neanche. Antonella. È vero. Allora, abbiamo messo su, intanto, guardate, intanto che taglia le verdure, come sempre succede a casa, noi chiacchieriamo, peperoni gialli, rossi, olive, capri, padella a parte. Sì. Qui abbiamo fritto e sono pronte, sono già lascolate le melanzane che servono da involucro e questa crema di patate che poi frulleremo. Mettiamo anche i fagiolini. Mettiamo anche i fagiolini che abbiamo sbollentato in precedenza. Mm-hmm. Adesso è stagione, poi danno colore, danno croccantezza, sapore vegetale. Vedi che bei colori. Questo già sarebbe un, come dire, un condimento anche di una pasta al volo. Tranquillamente, ecco. Uno spaghetto shue shue. Shue shue e cioè, via. Velocissimo, si potrebbe fare tranquillamente. Adesso ci mettiamo anche il pomodoro e siamo a cavallo. Con i colori del benessere l'ha fatta proprio. È vero, poi ci sono tutti i colori del mondo. Dalla parte acida, hai capito? Il pomodoro, la freschezza e poi asciuga. Tiene praticamente bello asciutto il ripieno. Ok, Matti, mettici un po' di pomodoro e iniziamo pure a farcirle e tu ti fai a passare la salsa. Ok, vado, noi un po' ci siamo anticipati, Antonella, con perché le melanzane devono essere un po' tiepide, se no se no, non no, riusciamo. No, vabbè, diciamo che ci piace bollenti. Fare pure le porzioni abbondanti, certo. Capito? Quindi ne facciamo un po'. Ne facciamo un po'. Ci guardate che bello, perché adesso le melanzane si riempiranno di tutti i colori, sì. È questo che è bello. Allora, a finire ci andiamo mettiamo a mettere la polpa. La polpa, fondamentale, è fondamentale la polpa perché... Vedete, la polpa sapore, delle melanzane. Il sapore netto della melanzana. Allora, consiglio, questo è già un sugo meraviglioso, due spaghetti, due spaghi e ci siamo. Sì. Però noi invece riempiamo le nostre melanzane. No, spostiamoci da quest'altra parte. Eccolo qua, vedi? Così togliamo allora. Questo che tanto non serve. Andiamo a farcire tutte gli involucri delle melanzane. Scarpone perché praticamente c'ha questa forma concava, vedi? Come scarpone. Diventa proprio l'involucro perfetto per andare poi a farcirle. Antonella, io prima di andare a frullare le patate vado ad aggiungere una bustina di zafferano. Sì. Ah bello, così spigiona... diventano gialle. Diventano anche a me piace, gialle. Perché io quando faccio il purè ogni tanto metto lo zafferano. Perché con tanto colore è bello, no? Avere... fa bene al... Guarda, questo qui, a parte la frittura delle melanzane, è il piatto di Evelina del giorno. Sì, vedi com'è bello, guarda. Tutto bello colorato. Potete fare davvero, per chi avesse dei problemi, lo stesso discorso, no? Tutto nel al forno, Antonella, sì. Non cambia niente. Fate le verdure saltate così, Per chi avesse dei problemi, tipo gli si è rotta la friggitrice. No, magari che non può friggere, dai. Magari mangiamo... Poi ci mettiamo... La poi ci andiamo a mettere, no, Antonio, mozzarella. Mozzarella, anche quella del giorno prima che la lasciate asciugare in frigorifero, ancora meglio, Sì, vi perché se è troppo liquida non va tanto bene. Esatto, viene a fare delle piccole listelle dopo aver fatto le fette, piuttosto cicciottelle, vedi? Anche questo, andiamo chi a mettere vuole la mette, chi vuole ma solo verdura, no? Solo verdura, sì, solo verdura, mozzarella, provola sopra, oppure le lasciate così con un poco di parmigiano grattugiato pure possono andare bene, un po' di pane grattato anche per farle magari diventare un poco più croccanti.
Le idee sono tante dentro un piatto, tante. Voi prendete quelle che vi piacciono, no? Uno dice, sono vegetariano, non mette il formaggio. Assolutamente. Fa allora, questa allora. Qua andiamo, 180 gradi forno ventilato per 20 minuti. 20 bene? Minuti, bene. Intanto, Mattia, mi fai vedere il colore del tuo Guarda frullo? Il colore della patata. Quindi vedi le patate con lo scalogno, sono state già bollite, guarda che belle. Con lo zafferano, Antonella. Vedete che bel colore che hanno. Allora, adesso okay. andiamo ad impiattare, Togli qui così mettiamo facciamo un po' d'ordine, almeno abbiamo tutto lì bello preparato. E poi che disordinate, dai, già vediamo. Cosa cerchi? Sono il piatto. Qua. Il piatto per impiattare. Eccolo qua. È andato da un'altra parte. È andato sull'altro carrello, Antonè. Ma noi qui abbiamo i vai, carrelli, Mattia, diciamo, abbiamo per un bel tagliere cose... colorato. Vai Mattia, vai, mettici la salsa. Allora, sotto la salsa colorata, il purè, diciamo, la crema di... più morbida, la crema di patate con lo zafferano. Con lo zafferano. Bello. E ci andiamo a mettere le melanzane. Ecco qua, vedi? La salsa al basilico dietro. Sembra un quadro, Vedi che bello? Vai con la salsa al basilico alla fine, Mattia. Poi, anche qui c'è la salsa al basilico che ho ottenuto frullando. Solo che cosa? Melanzane. Basilico, Matti. Olio e basilico? Abbiamo fatto basilico sbollentato, acqua e ghiaccio, poi dell'olio emulsionato. Vedi, un po' di colore, un po' di freschezza da mettere sopra. Un piatto ricco, ci abbiamo i carboidrati, bellissime le verdure, queste tutto, melanzane, ripiene dagli Improtas. Grazie. Sarà che si sta avvicinando alla fidanzata unica, ma è visto? Più che ispirazioni più che ti vengono. Grazie.